Buongiorno agente, cosa abbiamo oggi? Buongiorno ispettrice, ieri notte abbiamo ricevuto una segnalazione in via Padova da un signore che diceva di aver sentito dei colpi di arma da fuoco. Una volta sul posto abbiamo fatto irruzione nell'appartamento che era totalmente sottosopra. Pensavamo di trovarci di fronte al solito caso di furto, invece dopo aver girato l'angolo abbiamo trovato il corpo esanime di un uomo sulla cinquantina. La cosa strana è che di fronte a lui vi era un ragazzo fermo, immobile, come paralizzato, a cui piedi giaceva l'arma da fuoco. Il suo nome è Leonardo Ferrari. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto, pare però che il ragazzo non abbia agito da solo. Bene, avete scoperto altro? Stiamo aspettando ancora i risultati della scientifica per confermare che sia lui l'omicida, però ci resta ancora ignoto quale sia il movente. Qui c'è il suo fascicolo. Ok, portatemi da lui. Buongiorno. Allora, Leonardo Ferrari. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Detenzione di stupefacenti. Indagato per spaccio. Violazione di domicilio. Furto. Per finire in bellezza, ti abbiamo sorpreso sulla scena di un crimine. Notevole per un diciottenne fresco fresco. Anche troppo notevole per un ragazzino solo, non credi? Niente? Non vuoi proprio aprir bocca. Vediamo se così riesco a farti cambiare idea e a facilitare le cose. Veramente, non mi costringere a rendere ancora più complicata di quanto già non lo sia di per sé la tua situazione. Perché fra poche ore arriveranno i risultati della scientifica sulle tue impronte digitali. E questo confermerà che sei stato tu a sparare. Quindi, a te la scelta. O parli adesso, o marcirai per il resto della tua vita in carcere. Fai tu. Quindi, dimmi, come ci sei finito in quell'appartamento ieri notte? Come ci sono finito? Come sono arrivato a quel punto? E pensare che quel pomeriggio ero uscito di casa per starmene per i cavoli miei. Era solo un anno fa. Quante cose sono cambiate da quel giorno? Stavo vagando per la città senza una meta e mi sono ritrovato in un parco. Ero seduto su quella panchina, demoralizzato, frustrato. Quei bastardi per l'ennesima volta mi avevano rinchiuso nel cassonetto della spazzatura. Mi sentivo umiliato, inutile, invisibile. A nessuno importava qualcosa di me, nemmeno i miei genitori che erano troppo occupati a litigare per ricordarsi della mia esistenza. Non che in genere fregasse loro qualcosa. L'unica ad occuparsi realmente di me era la nostra governante. Ma il fallimento di papà ci ha costretti a rinunciare a lei e a tante altre cose. Ma non al suo unico amore, l'alcol. Ero totalmente solo. Solo e senza un soldo. Quel parco desolato rispecchiava il mio stato d'animo. Il cielo cupo faceva da sfondo ai miei pensieri, interrotti solo dagli schiamazzi di quei ragazzini appartati in un angolo. Stavano fumando qualcosa. Una sigaretta, forse, e se la scambiavano tra di loro fra una risata e l'altra. Sembravano molto uniti. Subito provai un senso di invidia verso di loro. Io non avevo mai avuto un amico, figuriamoci tre. Poi uno di quelli si accorse che stavo guardando verso di loro e dopo aver fatto un cenno con la testa ai suoi compagni, si diressero verso di me. Mi chiesero chi fossi e cosa ci facessi così triste e solo. Ci misi qualche secondo a rispondere perché mi sembrava strano che qualcuno si stesse realmente interessando a me. Poi mi chiesero se mi andasse di fare un tiro insieme a loro. Io accettai senza rifletterci troppo e dopo esserci scambiati qualche parola, mi diedero appuntamento il giorno seguente.